Palese, Giuliani, Fossati, Carra, Antezza. L'onorevole Giuliani non riesce ancora a votare. Nicchi. Ci siamo? La votazione è chiusa. Presenti 414, votanti 312, astenuti 102, maggioranza 157, favorevoli 272, contrari 40. La Camera approva. Siamo all'articolo 2, ho bisogno dei pareri da parte dei relatori e del Governo. Relatore Gigli, il parere sugli emendamenti all'articolo 2. Sono tutti contrari, Presidente. Grazie, onorevole Fedriga, prego. 2.2 Rizzetto Prodani, mi rimetto all'Aula. 2.3 Sandra Sabino, identico al 2.53 Soria, mi rimetto all'Aula. 2.1 Cozzolino e 2.4 Sandra Savino, identici, mi rimetto all'Aula. 2.5 Pellegrino ed altri, favorevole. 2.51 Brescia Bonafede, parere favorevole. 2.52 Rugnerotto, parere favorevole. Grazie, governo. Aspetta che devo dare il Onorevole parere. Bressa. Conforme al parere del relatore di maggioranza. Grazie, scusi il disturbo. 2.2 Rizzetto, se nessuno chiede di intervenire. Onorevole Parisi e poi Fedriga, prego. Sì, Presidente, grazie. Per sottoscrivere questo emendamento e anche il seguente, il 2.3, e per annunciare il voto favorevole della nostra componente. Grazie. La ringrazio, onorevole Fedriga, prego. Grazie Presidente. No, solo per comprendere la posizione della maggioranza, perché fino alle votazioni per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 1, in modo condivisibile o meno nel merito, mi hanno detto non possiamo votare i tuoi emendamenti perché vanno a toccare quanto deciso dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, si tocca l'autonomia delle regioni, quindi non possiamo modificare lo statuto in quest'Aula. Questo è un emendamento che va a correggere proprio quanto fatto al Senato, ovvero l'introduzione di una parte della revisione non prevista dal Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia e abbozzata con quella mozione di cui parlava prima il relatore Gigli, dicendo non va bene ma l'accettiamo piuttosto di andare avanti. Sintetizzo, ma per fare capire i colleghi. Mi auguro che